Da Primo Levi. Il capo dice: il dottor Panditz ha comunicato all'Arbeitsdienst che 3 Haftlinge sono stati scelti per il laboratorio. 169.509 Brake, 175.633 Candel, 174.517 Levi. Sono io, non c'è dubbio possibile. Io sono uno dei 3 eletti. Siamo entrati in laboratorio timidi, sospettosi e disorientati, come 3 bestie selvagge che si addentrino in una grande città. Come liscio e pulito il pavimento. Il laboratorio, la temperatura è meravigliosa. Il termometro segna 24. Noi pensiamo che ci possono anche mettere a lavare la vetreria o a scopare il pavimento o a trasportare le bombole di idrogeno. Qualunque cosa pur di restare qui dentro. E il problema dell'inverno sarà risolto. E poi a un secondo esame anche il problema della fame non dovrebbe essere difficile a risolversi. Vorranno proprio perquisirci ogni giorno all'uscita o quando anche così fosse, ogni volta che domanderemo di andare alla latrina. Evidentemente no. E qui c'è sapone, c'è benzina, c'è acqua. Mi cucirò una tasca segreta nell'interno della giacca. Farò una combinazione con l'inglese che lavora in officina e commercia in benzina. Vedremo quanto severa sarà la sorveglianza. Ma ormai ho un anno di lager e so che se uno vuole rubare e ci si dedica seriamente, non esiste sorveglianza e non esistono perquisizioni che glielo possono impedire. Da Edith. Lettera a Dio. Lettera a Dio, un estratto. La giustizia è una parola che dovrebbe sparire dai dizionari e non andrebbe pronunciata in vano, come il tuo nome. Ma tu ne hai tanti di nomi e anche dalla mia bocca sfugge qualche volta Dio mio, ma in un sussurro, quando il male è troppo e sono indignata per ciò che è accaduto, accade e accadrà. Tutto si ripete. Tu pure sei l'unica infinita ripetizione, il più grande mistero che esiste, se esiste. Questa è la domanda che non avrà mai risposta. O ti si crede ciecamente, o ti si dubita lucidamente, o la domanda resta sospesa tra me e me. Oh, tu, grande silenzio, se tu sapessi delle mie paure, di tutto, ma non di te. Se sono sopravvissuta avrà un senso, no? Ti prego, per la prima volta ti chiedo qualcosa, la memoria, che è il mio pane quotidiano, per me infedele e fedele, ma non lasciarmi nel buio o ancora da illuminare qualche coscienza giovane nelle scuole e nelle aule universitarie dove in veste di testimone racconto la mia esperienza da una vita, dove le domande più frequenti sono 3, se credo in te, se perdono il male e se odio i miei aguzzini. Alla prima domanda arrossisco, come se mi chiedessero di deludarmi. Alla seconda spiego che un ebreo può perdonare solo per se stesso, ma non ne sono capace perché penso agli altri annientati che non perdonerebbero me. Solo alla terza ho una risposta. Certa, pietà sì, verso chiunque, odio mai, per cui sono salva, orfana, libera e per questo ti ringrazio. Nella Bibba Shem, nella preghiera Donai, nel quotidiano Dio. E il primo è